Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono qui in bagno perché voglio condividere con voi la mia routine serale, o meglio, la routine del tardo pomeriggio, quello che faccio la sera prima di cenare, perché tutte queste cose, se dovessi farle dopo aver cenato, viene tardissimo. Quindi di solito quando ho un attimo di tempo preferisco farle nel tardo pomeriggio, dopo aver fatto un bagno in piscina, come oggi pomeriggio. Sono rientrata a casa da lavoro, mi sono rilassata una mezz'oretta in piscina, perché fa caldissimo oggi, e adesso sono qui in bagno pronta per coccolarmi un po'. La prima cosa che mi piace fare quando voglio ritagliarmi un momento di coccola personale è accendere una candela. Anche se fa molto caldo, mi piace creare in bagno quell'atmosfera giusta, quindi accendo sempre una candela e sono solita anche mettere un po' di musica. Solitamente utilizzo Spotify, metto la musica in sottofondo così mi tiene compagnia. E poi sono pronta per iniziare la mia routine. Sicuramente la prima cosa che mi viene voglia di fare, che faccio subito, è entrare in doccia, perché in questi ultimi giorni fa davvero caldo e sento la necessità di farmi la doccia un sacco di volte durante la giornata per rinfrescarmi. Quindi sicuramente la doccia è la prima cosa. Sotto la doccia cosa utilizzo? Per il corpo vado a mettere una mousse, questa di Nivea, alla vaniglia e al caramello. È una coccola questa mousse, perché si presenta tipo schiuma da barba e va a avvolgere la pelle, la rende super vellutata. È proprio una coccola che mi faccio molto volentieri sul corpo. Lascia la pelle molto morbida, liscia e con quel leggero profumo di vaniglia. Mentre per i capelli, ultimamente sto utilizzando un prodotto in particolare, o meglio, tre prodotti in particolare. Ormai sono da un mesetto che le sto testando e mi sto trovando benissimo. Sapete che è da prima del lockdown, quindi da prima della quarantena, che ho proprio eliminato i prodotti per i capelli contenenti siliconi, parabeni, i classici shampoo che di solito ho sempre comprato al supermercato. Ho eliminato quella categoria ed ho iniziato ad utilizzare solo ed esclusivamente prodotti naturali. Quindi senza siliconi, senza parabeni e quant'altro. E da un mesetto sto provando i prodotti di Shampora, che è un brand molto particolare, super innovativo. Adesso vi spiego di più nel dettaglio. Arriva confezionato all'interno di questa scatola. Oltre ai prodotti viene inserito il risultato del vostro questionario, quindi il prodotto personalizzato per voi. Questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Mi piace l'idea di avere un prodotto selezionato proprio per me, per la mia tipologia di capello, per le mie esigenze, un po' come quando si va dalla parrucchiera. Non so se capita anche voi, io quando vado dalla mia parrucchiera a volte utilizza dei prodotti diversi da quelli che ho utilizzato la volta precedente, oppure una volta fa una maschera che magari la volta prima non ha fatto. Insomma, va a variare in base al capello, come si presenta il capello in quel momento, e questa cosa mi ha decisamente colpito. I miei capelli sono lisci, medi e naturali. I miei obiettivi, perché poi alla fine vi chiederò anche quali sono gli obiettivi che volete ottenere utilizzando i nostri prodotti. Io ho richiesto la morbidezza, il volume e la protezione all'inquinamento. Ci sono anche diverse fragranze tra cui potete scegliere. Io ho scelto Via della Seta, che è una fragranza dolce. E poi all'interno ci sono due piccole righe dedicate a me, ve le leggo velocemente. Ciao Giada, durante la consulenza ci hai raccontato che la tua vita può essere a tratti stressante. Il tuo nuovo kit personalizzato ti aiuterà a rilassarti del tutto. Sicuramente la tua dieta sana ti dà una spinta in più per affrontare le giornate con il sorriso. Sorriso a cui speriamo di contribuire con questi prodotti su misura creati solo per te. Perché alla fine non importa se vai dal parrucchiere mai o di rado, perché vi chiedono anche quante volte andate dal parrucchiere. Io ci vado al massimo una barra due volte all'anno, non di più, proprio perché mi piace prendermi cura dei miei capelli direttamente da casa. E con questi prodotti ci sto riuscendo alla grande. Ci sarà sempre qualcuno che ti ricorderà
quanto sei unica attraverso una parola, un gesto oppure uno shampoo. E questa cosa è molto carina, ricevere due righe con i prodotti. Adesso vi faccio vedere i prodotti veri e propri e poi volo sotto la doccia. Ed eccoli qui, i prodotti sono tre: lo shampoo, il balsamo e il leave-in, da utilizzare prima di asciugare i capelli sui capelli umidi. Comunque dopo vi faccio vedere come vado ad utilizzare anche quest'ultimo prodotto. Come notate, questi prodotti sono personalizzabili al 100%, infatti anche sul flacone potete far scrivere quello che volete. Io banalmente ho deciso di mettere il mio nome, però voi potete scegliere quello che volete. Su ogni flacone il colore del nome è diverso, così da poterli riconoscere più velocemente. All'interno ci sono 250 ml di prodotto, poi magari qui sotto vi metto anche i prezzi. Come primo step, ancora prima di insaponarmi il corpo, utilizzo lo shampoo che vado a mettere sulla cute e leggermente anche sulle lunghezze. Mi concentro però maggiormente sulla cute e vado a massaggiare il prodotto. Tra l'altro non ne serve tantissimo, perché io lo allungo con un pochettino d'acqua. Lo shampoo nello specifico, per il mio algoritmo, va a proteggere i capelli dall'inquinamento e va a renderli più voluminosi. Poi passo al balsamo. Prima vado a tamponare i capelli per eliminare l'acqua in eccesso e poi applico il prodotto sulle lunghezze e sulle punte. Lo tengo in posa di solito 5 minuti, loro in realtà dicono che bastano 3 minuti, io lo tengo in posa sempre un pochettino di più perché nel frattempo vado a lavarmi il corpo e a fare lo scrub. Il mio balsamo nello specifico va a rendere i capelli molto morbidi, vi assicuro che li lascia morbidissimi, super profumati, e anche in questo caso protegge i capelli dall'inquinamento. Per fare lo scrub utilizzo questo di Sephora, che è uno scrub molto zuccheroso, un profumo tra l'altro molto buono, sembra quasi caramellato, non so come dire, molto molto dolce come fragranza, ma non dolce tipo vaniglia, ma una dolcezza più caramellata. E questo lo faccio una volta a settimana. In realtà loro consigliano di farlo un paio di volte alla settimana, io di solito per questioni di tempo lo faccio soltanto una volta alla settimana. Mi concentro sulle gambe, sulle cosce, sui glutei e sulla pancia. Doccia fatta, sono rigenerata completamente. Sui capelli ho messo questo panno in microfibra per assorbire l'acqua in eccesso e quindi asciugare poi i capelli più velocemente. Questo solitamente lo tengo in posa dai 10 ai 15 minuti. Adesso vado a cambiarmi, così metto il dopo sole, cosa fondamentale per me in estate dopo essermi esposta al sole, e poi passo ad asciugare i capelli. Adesso passo al leave-in, che altro non è che un trattamento da mettere sui capelli prima di asciugarli, prima dello styling. Il mio nello specifico è realizzato per donare ancora più morbidezza ai capelli. Prendo una noce di prodotto che metto sulle lunghezze e sulle punte, lo lascio agire giusto qualche minuto e poi passo ad asciugarli semplicemente con il phon. Capelli completamente asciutti, il risultato parla da sé, sono super luminosi, sono morbidissimi e quando li ho pettinati non c'era neanche un nodo. Vi lascio qui il mio codice sconto, magari ve lo scrivo qui sotto nell'info box, Giada Fra 7, che vi dà 7 euro di sconto sull'acquisto di due prodotti, quindi se volete prendere lo shampoo e il balsamo avete 7 euro di sconto sul primo acquisto. Adesso vado a fare una maschera viso, ho truccato soltanto gli occhi e quando ho fatto la doccia non mi sono struccata perché probabilmente dopo cena andiamo a fare un giro, andiamo a prendere un gelato, quindi ho preferito lasciare gli occhi truccati. Fatemi sapere se anche voi siete come me, che se dovete uscire non vi struccate quando vi fate la doccia, anche se in realtà poi sul viso non ho niente perché con l'abbronzatura e con il caldo non ho più messo nulla, forse avevo un po' di blush ma probabilmente è anche andato via. Come maschera ho deciso di utilizzare questa di Glam Glow, la Glitter Mask, che è una maschera che dona quasi un effetto lifting, va a rimpolpare la pelle, la rende molto molto morbida e levigata. Questa la tengo in posa circa 15-20 minuti. Una cosa che mi piace fare quando aspetto
perfetto il tempo di posa di una maschera è o guardare video su YouTube oppure leggere. Ho preso in aeroporto l'altro giorno, proprio prima di tornare a casa, questo libro per tutti i giorni della mia vita. L'ho appena iniziato, sono proprio all'inizio, però mi sta piacendo, quindi continuo a leggere qualche capitolo finché passano questi 20 minuti, poi vado a togliere la maschera e sono pronta praticamente per preparare la cena. Mi ero dimenticata di mettermi il doposole anche sul viso e vado a mettere questo della Dottor Russo, che tra l'altro è molto pratico perché vedete ci sono le setole per applicarlo facendo anche un leggero massaggio al viso. Questo l'abbiamo portato anche in Sardegna ed è stato davvero super comodo. E questo era l'ultimo step di questa routine serale. Nel frattempo si sono fatte le 8 passate, quindi devo preparare la cena. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollicino in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video. Ciao!